Sera a tutti ragazzi, come state? Avete passato un bel fine settimana? Allora, allora spero di sì. Spero abbiate passato un bel fine settimana che vi siete divertiti. Abbiate mangiato un fine settimana abbastanza caldo. Non so da voi, però qui a Roma era caldo. Sembrava estate, e si stava proprio bene. Era una bella giornata. Non so voi cosa avete fatto io. Mio malgrado ho pulito il terrazzino e eh, vabbè <ride> voi che avete fatto questo fine settimana scrivete scrivete hm? io ho pulito il terrazzino ho sistemato un po di cose e ho preparato il corso per voi per stasera sui reactive forms ci siete? Mi sentite? Tutto a posto? Scrivete sulla chat, sulla chat. Axe ah, di qua. Ciao Val. Sempre presente Val. Grande. Ok, allora iniziamo, dai. La serata è lunga. Iniziamo a parlare. E iniziamo a introdurre che cos'è Reactive Form. Allora, l'altra volta avevamo visto i template form, o meglio i template driven, dove Angular deduce l'oggetto, l'oggetto intendiamo l'oggetto JSON, che poi verrà inviato al nostro backend tramite il DOM. Quindi definivamo tutte le regole, i nomi delle proprietà direttamente nel nel file html diciamo nel nell'html quindi angular deduceva il form eh, direttamente dal dom in reactive invece il form è creato programmaticamente sincronizzato con il dom quindi l'approccio è leggermente diverso l'oggetto lo creeremo prima nel controller quindi nel nel file ts e poi agganceremo eh, il nostro il nostro form nell'HTML, quindi l'approccio è diverso. Quindi è più programmatico, non sarà più il DOM a stabilire qual è l'oggetto in uscita, ma sarà direttamente il nostro eh, controller, il nostro file TypeScript, ok? Quindi andremo a creare il form man mano eh, da linea di codice. Come si fa? Creando ovviamente un nuovo eh, progetto. Quindi apriamo la nostra solita console andiamo nei nostri sorgenti, ng new e, e creiamo il nostro nuovo progetto, quindi creeremo Reactive Form. Adesso ovviamente ci impiegherà, usiamo l'SCSS diciamo sempre di no, ma questa procedura dovrebbe esservi naturale perché l'abbiamo creato ogni volta, ogni lezione abbiamo creato un nuovo progetto e ha creato il nostro progetto apriamo anzi no anzi si sì, dai facciamo apriamo il nostro editor tilewind css andiamo a inizializzare tilewind perfetto andiamo a rimpiazzare il content css ok e Andiamo a prenderci il nostro style CSS. Se vi ricordate, qui si aggiungono eh, le utility di Tilewind. Ok, proviamo a lanciarlo. Ok, e apriamo il nostro fido Chrome. Apriamo il nostro browser. Ok, e questa è la nostra pagina eh, HTML. Andiamo come vi ricordate sempre il nostro app component html cancelliamo tutto e lui automaticamente si ricarica e abbiamo eh, la pagina la pagina vuota iniziamo a creare il nostro form reactive innanzitutto se vi ricordate nelle scorse lezioni anche all'inizio quando vedevamo il data binding qui importavamo forms module non so se ve lo ricordate, importavamo Forms Module perché è la libreria praticamente che gestisce il template driven. il Reactive invece non si usa più il Forms Module ma si usa il Reactive Form Module. Ora eh, si possono usare anche tutti e due ma viene diciamo un po' sconsigliato perché o si usa un approccio o si usa l'altro, quindi o uno o l'altro. Dico, eh, la mia preferenza, preferisco di gran lunga Reactive Forms, mi sembra mi dà più impressione che si possono fare molte più cose e molto più, semplicemente, molto più semplice. Ovviamente all'inizio eh, sembra più semplice triplet driven perché è soltanto lato HTML. Ma in realtà, quando il form poi diventa un po' più complesso, eh, Reactive Forms eh, ci semplifica la vita. Quindi, se vi dovessi consigliare. E quando ovviamente avrete dimestichezza sia con uno sia con l'altro è di usare Reactive Forms quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato ehm, creare e importare scusate Reactive Forms ovviamente importare Reactive Forms non, non fa niente bisogna iniziare a creare eh, diciamo il nostro primo, eh, primo componente siccome e vogliamo strutturare, vabbè intanto iniziamo così, dai, creiamo il nostro primo form, quindi chiamiamo una variabile che chiameremo form e quindi in questa variabile metteremo il nostro form, form uguale, new form group, come vedete lo importa da form group, quindi qui abbiamo definito un form. A questo punto qui, vedete, nell'inizializzatore del form group bisogna definire un oggetto. L'oggetto sarà poi quello che ci aspetteremo di mandare verso il back end. Quindi se ad esempio il nostro JSON, facciamo finta, creiamo un nuovo file, no? Quindi il back end. Il back end eh, accettasse in post una cosa del tipo nome utente, due punti Alberto, questo modo, no? Questo sarebbe il form che si aspetta e il JSON che si aspetta il backend in ingresso, noi a questo punto abbiamo la property nome utente che è di tipo stringa. Quindi nel form group diciamo nome utente, due punti, form control e ci mettiamo apice, apice. Ovviamente il form control dobbiamo importarlo. Ah sì, due punti, new form control. Adesso noi abbiamo un form group, e dobbiamo agganciarlo sulla parte HTML. Quindi andiamo nel, nel eh, app component HTML e definiamo un form. A questo form, diciamo di agganciare questo form group. Quindi, faremo con la quadra. Che, se vi ricordate, il data binding, eh, significa che daremo in ingresso al form, form e vedete che scompare. Errore. A questo punto definiamo facciamolo un po' carino, ma poi lo cambieremo. Inserisci nome utente e poi ci creiamo un input di tipo testo perché se aspe aspettiamo una stringa e per agganciare questo input text a questa property, questo nome utente, dobbiamo definire qui form control name uguale a quello che abbiamo definito qui, quindi nome utente, nome utente. Molto semplice. Quindi abbiamo detto che questo form, in input si prende il form che è definito nel nostro controller e la property nome utente è associata in binding a questo input text. Questo ovviamente, come avete imparato dalle scorse lezioni, è una direttiva che viene messa a disposizione da Reactive Form. Quindi salviamo il tutto. Ora Qui abbiamo il nome utente e qui abbiamo il nostro input. Ovviamente non, non vedremo nessuna, nessun cambiamento, cioè come facciamo a essere sicuri che questo componente sia effettivamente associato al form. Io uso questo modo, soprattutto quando inizio a sviluppare eh, in Creative Form, proprio per vedere se aggancio correttamente e comunque sia se i valori che mando poi in post siano corretti ci sono due modi o andiamo a vedere la console oppure io solitamente faccio così mi creo un tag pre dopodiché metto in data binding il mio form group il mio form ok se io faccio così ovviamente salta fuori object di object ma se qui ci metto punto value quindi il valore del form è salvo vedo sempre object object ma come vi ho fatto vedere l'altra volta se faccio il pipe con il json e lo importo facciamo così importiamo direttamente common module all'interno dei miei imports common module e lo mettiamo in pipe con json magicamente vedremo il nostro json quindi in form value avremo il json che possiamo mandare al backend simpatico no? Molto carino, che ve ne sembra. E qui abbiamo il nostro primo esempio di form JSON. Ovviamente se io qui scrivo, guardate, ho il valore che viene stampato sul form value. Quindi siamo in data binding. Ok, mettiamo magari uno spazio, tanto per sparare un po' molto semplice abbiamo già un controllo bidirezionale e senza dover fare ng model senza dover fare chissà grandi cose e abbiamo definito il form all'interno del nostro file ts se qui cambio andiamo anche a aprire la console degli sviluppatori se qui cambio e metto nome utente 1 guardate che succede ovviamente qui il, il json è cambiato L'input continua a funzionare, ma ovviamente non c'è il data binding. E Angular mi dice: Guarda, che non riesco a trovare il controllo con il nome/nome/utente perché? Perché abbiamo cambiato qui nel form group, ma non l'abbiamo cambiato nel form control name. Se io qui metto adesso 1, faccio salva, ritorno di nuovo a funzionare. Quindi abbiamo un controllo anche a compile time, cioè, compile time scusatemi a runtime, cioè quando lo vado a lanciare se ci sono problemi di assegnazione tra il form e il form control name Angular ce lo dice eh, nella console. Adesso però facciamo qualcosa di un po' più carino e stoppiamo un attimo l'esecuzione perché questo progetto vorrei portarlo anche la prossima volta quando inizieremo ad affrontare anche le chiamate HTTP. Quindi qui creiamo un nuovo folder, chiameremo components. All'interno di components, quindi andiamo dentro components, src, app, components e qui andiamo a creare i nostri componenti. Quindi generiamo un, un componente GC Center form, poi andremo a creare un footer bar, creiamo una left bar e una top bar. E adesso li inseriamo. Eh sì, magari se metto anche la C, magari si generano. Abbiamo chiamato il footer, il top e andiamo a creare la left bar. Che mi sembra che non l'avevamo creata, sì, G, C, left bar. Ok, e adesso andremo a creare la nostra pagina. E allora, l'idea di questa applicazione per imparare i Reactive Form che poi vorrei riutilizzare la prossima lezione è quello di fare di usare un servizio ve lo faccio vedere ok se andiamo a vedere open root map è un servizio molto carino e che usa leaflet e posso ad esempio cercare che ne so Milano se io faccio Milano vedete mi tira fuori io volevo Milano in Italia eccolo qui e dà praticamente un, è un servizio fatto dall'università eh, mi sembra tedesca che praticamente ti può creare ad esempio tipo Google Maps, se io voglio cercare da Roma a Milano, Roma, lui calcola lo stradario, eccolo qui vedete, sembra molto eh, Google Maps, quindi questo sarebbe il nostro obiettivo, però questa sera andremo intanto a creare un'interfaccia non dico proprio come questa, ma qualcosa di simile al, al centro del nostro schermo, proprio per imparare ad usare Reactive Form. Per chi eh, lo volesse l'università per questo progetto prima erano partiti in angular.js adesso se non ricordo male, questa è fatta in V in VJS. Andiamo a stilizzare un attimo la, la nostra interfaccia, quindi andiamo a importare la nostra mh, top bar, vediamo se app top bar andiamo a importare qui poi. Andiamo a mettere la nostra left bar. Ovviamente adesso mi dà errore perché dobbiamo importarle, ma le importeremo alla fine. Poi ci aggiungiamo app center form e infine l'app computer bar. Vabbè, forse i nomi potevo sceglierli un po' più simpatici. Ok, eh, andiamo a importare tutti questi componenti. Allora, import. 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 E import. Salviamo tutto. Ovviamente, se lo rilancio, vedremo anche qualche risultato. Ecco qua top, left, center, footer. Ok, andiamo a stilizzare un attimino la nostra applicazione, quindi host, applichiamo lo stile Tilewind, quindi diciamo un bel grid. Se facciamo quel grid non è cambiato eh, granché, cioè è sempre lo stesso, ma eh, per dirgli praticamente, vabbè, intanto mettiamogli un, uh, uno slate di... 500. Diamo gli a posizione absolute, v full, h full e poi diciamo grid cols. Qui diamo un custom di griglia, magari ecco, così magari vedete meglio, 20% ad 1 FR e grid rows, magari se lo scrivo giusto. Sempre custom diamo un 10 1 fr 10 e Chi non lo sapesse, grid course è lo style di Tailwind, mettendo le quadre diamo un custom, perché se no potevo usare grid cost 2, grid cost 3 ma qui posso usare eh, il custom del grid template columns, vedete l'intelligence mi dice che il risultato sarà questo grid template columns 20% 1fr e il grid rows sarà 10% 1fr 10%, salviamo già si mette un po' bene, la top bar ovviamente dobbiamo dirgli di prendersi due celle, la griglia praticamente ha creato una griglia con un'altezza del 10% e poi qui abbiamo 10 e tutto quanto il resto. Quindi alla top bar diamo eh, la classe. Quindi eh, col span 2. Mm. Read call span 2, questo no, questo no class call span 2 mm. Vedo che non vuole reagire. Vediamo un attimo quali sono l'errore. Vediamo un po' eh, che cos'è. Ah, giusto. E eh, dobbiamo definirgli il body qui, nello style, dove eh, gli andiamo a dire che tutta l'applicazione facciamo un bel apply m0 i-0 andiamo a salvare andiamo a vedere se ho fatto tutto quanto giusto read perché non ha preso andiamo a fare un'ispezione elemento quindi qui abbiamo messo col spanner riabilitiamo finalmente tutti i componenti Adesso magari espandiamolo un pochino e riduciamolo un attimo. Ovviamente non abbiamo fatto un form reattivo, però eh, c'è cioè uno style reattivo, però adesso abbiamo finalmente i componenti come volevamo noi. Quindi abbiamo la top bar, alla left bar. Allora, eh, qui magari ci applichiamo uno slate magari un po' meno intensivo, facciamo un 400 vediamo un po' ecco sì dai già, già più carino ok nel center form andiamo a creare quindi il nostro form che come abbiamo visto prima importiamo reactive form module andiamo a creare il nostro form new form group tra le graffe mettiamo il nostro oggetto metteremo all'interno del form e metteremo nient'altro che eh, un componente ok quindi qui mettiamo eh, il luogo dei punti new form control e mettiamo stringa vuota importiamo il form group come abbiamo visto prima questo lo stringiamo se no non riuscite a vedere nulla ok andiamo nel nostro componente nella parte html Qui adesso mettiamo un bel form, l'action non ci interessa, lo agganciamo al form e a questo punto diamo anche qualche, un, po', un po' di stile alla nostra app perché sennò salta fuori un po', un po bruttino. No? Quindi la prima cosa che facciamo è dentro il form gli diamo intanto una classe diciamoli che deve prendersi tutto lo spazio poi creiamo un bel div dentro il div creiamo un altro div dove metteremo una label e un input perfetto e qui lo agganciamo come abbiamo visto prima form control name lo agganciamo alla property luogo quindi luogo adesso salviamo salta fuori questa cosa non è proprio carina mettiamoci eh, eh, ci mettiamo cosa ci mettiamo e mettiamo la scritta luogo luogo vediamo un po come con me non è molto carino ci creiamo allora una classe eh, come la possiamo chiamare possiamo chiamarla form meno input ok andiamo a definire dentro lo style css il form input form input Adesso vi faccio vedere perché a me piace molto l'SCSS, allora qui definiamo il form input, nel nostro form input eh, cosa vogliamo fare? Vogliamo far vedere l'etichetta sopra e l'input box sotto, quindi per far questo gli diciamo, intanto magari lo spezziamo, lo allarghiamo un pochino dai bordi in maniera tale da renderlo un po' più eh, carino, quindi facciamo un apply... Lo spaziamo un attimino. Eh, quindi facciamo un patting ad esempio. Dopodiché diciamo. Che questo. Proviamo ah, a farlo. Gli diciamo anche. Di farlo un flex di tipo flex row. Anzi facciamo flex call così. Lo mandiamo a capo. Dopodiché gli diciamo. Gli diciamo vi piace così. No, stilizziamo un attimino anche l'input, se vi ricordate l'altra volta la classe l'avevo già creata, quindi duplichiamo la classe dell'altra volta, stilizziamo un attimo il nostro input, qui l'avevamo già fatto anche l'altra volta, quindi non faccio nient'altro che copiare dall'esempio dell'altra volta, ecco salta fuori già un po' più, un po più carino. Mm, diciamo che lo vogliamo soltanto all'interno. Del form input. Vedete, in scss definisco la classe e poi definisco all'interno l'input. Se andiamo a vedere il risultato che otteniamo, è uno stile form input, input type text, quindi è molto selettivo. Vabbè, parte questa regressione di SCSS, ok, abbiamo il nostro eh, luogo e ovviamente andiamo a stamparci che cosa andiamo a vedere, quindi come abbiamo visto prima all'inizio di, eh, di questa live, andiamo a prenderci il form.value pipe json ovviamente importiamo il common module qui dentro e altrimenti quindi imports. Modul, salviamo il tutto e adesso vedremo il nostro JSON. E man mano che io scrivo, vedete ciò è ehm, il risultato, cioè quello che potrei mandare al, um, al server. Ovviamente, dobbiamo mettere anche un pulsante di ricerca. Quindi andiamo a creare un nuovo div. Qui ci mettiamo un bel button, cerca di che tipo type uguale submit perché sarà il nostro submit del form vediamo qui e come abbiamo visto l'altra volta in, nei template form il, eh, il form ci permette e anche il form group ci permette di ci permette ci dà un database che lng submit. quindi se adesso noi andiamo a creare la nostra function eh, on submit Andiamo a dichiarare nel nostro componente il nostro controller, spostiamola qua sotto, perfetto. Ok, e qui facciamo un console lock di Adesso andiamo a vedere la nostra console, andiamo a vedere la nostra console, salviamo anche il nostro file html questo pulsante cerca è bruttino lo andiamo a stilizzare ma lo vedremo in secondo momento se io scrivo qualche cosa premo il pulsante cerca eccolo qui il nostro bel jason andiamo a stilizzare un attimino il bottone perché è proprio orrendo quindi più che altro non c'è lo stile quindi dobbiamo andarglielo a definire io ho già preparato uno stile che mi aggrada e ce l'abbiamo un po' stilizzato non è molto carino ma è quello che mi è riuscito meglio Perfetto, ovviamente, come abbiamo visto la volta scorsa, possiamo, possiamo non solo disabilitare gli input, ma anche raggrupparli. E adesso andiamo a vedere piano piano. Aggiungiamo il primo validatore. Quindi andiamo qui, diciamo che, nome utente: questo era in app, quindi possiamo cancellarlo, se no facciamo confusione. Il luogo, diciamo che per poter essere inviato questo form deve essere un valore required. Se vi ricordate l'altra volta lo andavamo a definire qui nell'HTML. Eh, nell